Dopo il successo di ieri sera con la commedia brillante Peppe l'artista, adesso è il turno dei giovani della compagnia La Fucina, che si esibiranno stasera in una farsa da un atto unico dal titolo Un giorno in pretura di Nino Martoglio. La commedia si svolge nell'aula di una pretura, in uno dei tanti bei paesi della Calabria. Il motivo della contesa nasce attorno ad una gurna nella quale le lavandaie del posto andavano a lavare la biancheria. Tutta la commedia però ruota intorno alle incomprensioni del pretore, originario del nord, e la Civitota Cicca, una testimone che per paura di ricevere delle ritorsioni dall'imputato Masillara, tenta di insabbiare la situazione, approfittando appunto dell'episodio avvenuto. Con il pretesto di aver perso un orecchino, l'imputata accusa di furto una compaesana. Ma come andrà a finire? Seguite la commedia e lo saprete. La commedia sarà registrata dal Radio Studio 95, che ringraziamo di essere presente. Ringrazio anche Melito Live per le foto e ringrazio tutti voi. Ringrazio l'amministrazione comunale che ha voluto fortemente il nostro intervento questa sera e anche ieri sera, e ringrazio anche l'assessore Pizzi di essere qui presente. Ricordo anche che i ragazzi in quanto tali potrebbero emozionarsi e dimenticare la parte, per cui incoraggiamoli con un caloroso applauso. Prego anche il pubblico di restare in silenzio per sentire bene le esilaranti battute della commedia e adesso diamo inizio allo spettacolo. Signore e signori, buon divertimento! Upreturi, signore me, cacciatevi i cappelli. Oh, a tia, a coppola, a britta, a scuzzitta. Sì, signori, ma chi è? Non capisciti? E un discinditi da gnana. È introdotta la causa Masillara Fraschinella. Le parti ci sono? Sì, signori. Fate la chiama dei testimoni. Testa e rapa. Usciere, messa in rapa. Scusate, eccellenza, mi sbagliai, la stessa cosa. Messa in rapa. Presenti. Francesca Stonchiti. Giovanni Masillara. Presenti. Violante Sparapaolo. Presenti. Giovanni Masillara, venite avanti. Voi siete accusato di aver ferito con arma da punta e da taglia all'addome il nominato Natale Fraschinella. Confessate? E che ne confessare, se no io apri la bocca. Va bene, discolpatevi. Chi sta, eccellenza? Fu una limonata che mi figgio certo nella merrua. Perché mi vanno male? Ma cosa dite? Che c'entra la limonata? Sicuro che c'entra. C'entra il come? Se non era per sta limonata, io a Camora non mi trovavo a ca. Ma questa circostanza della limonata mi è nuova. Voi non l'avete accennata nel vostro interrogatorio. Scusate, eccellenza, forse non ne capiscimmo, ma per l'umanata, che intendi? La bibita. Ah, e dopo sbaglio, non è la bibita, è una sbirriata. Come? E manco chi sta capisciti. Sbirriata? Un'altra definizione ostrogota? Ecco, ecco, signor pretore, perdonate. L'accusato si esprime con degli idiotismi. Sbirriata vuol dire denuncia e illuminata, non limonata, significa spiata, calunnia. Ah, ho capito, grazie. Benissimo, adesso saltate fuori con la calunnia. Allora il colpo di coltello al Fraschinella chi lo avrà inferto? Lo Spirito Santo? Eccellenza, a promanzi, pare che non ce l'avesse da due euro. Ma non rimacchi dall'apparenza. Che apparenze? Certo, cavo fatto, la mia ragionare, eccellenza.
fu fatto in questo modo. Tra l'altro il ragionamento che stava facendo con Natale sulla schienetta, siccome stavamo andando in cedrolo, noi antemano non cinque sordi, cioè un cu del duzzo. Lungo 12 centimetri. Veniva verso i a due signori, con aria malandrina, e mi dissi, cosa fatusa, fatto sutta. Ditto fatto, e tiravo fuori gli saponi. E settavo con tre mia. E allora, mo un rasso, ci fici una quartata. E mi riparai la mano dritta, a onde ne avevano centimetri cu del duzzo. E su pigliavo il stesso, come si poteva pigliare un caso su un chiovo. Ho una lima, ho una tricetta di scarparo che cadono in terra. Non ho capito un H. Cancelliere, avete scritto? Cancelliere, che fa dormo in aula? Avete scritto? Sì, signore. Leggete, per favore. Stavo sbuzzando un cetriolo di 5 soldi, virgola, quando fui investito da Angelino, virgola, per schifare la quale, virgola, ho fatto un'inquartata e con la febbre è caduta sopra un chiodo, ferendosi alla panza, punto. Ma chi? L'ha nominata Angelina. No, no, signor pretore, senta. L'accusato nega di aver colpito di sua volontà e asserisce invece che Fridolfo Fraschinella incidentalmente mentre questi lo investiva irato. Ah, e allora voi cosa avete scritto? Correggete. Avete un avvocato? No, eccellenza. Avvocato Papa Lucerna, vuole difenderlo lei? Come piace al signor pretore. Un momento, sta a vocarmi. Che avvocato non lo voglio pagare. Ma non paghi tu, bestia, paga l'erario. Ah, allora là dove ci sono sti benefattori, benché sta avvocato mi pare un ichiddi. Introducete la testa, Francesca Stonchiti. Se vostra signoria permette, ci deve essere presente un surfo mangiamossa. Chi era presente? E ci può dire uno di tutti. Silenzio, voi sedete. Francesca Stonchiti! Francesca Stonchiti! Dunque? E torna! Ma guarda che sto mezzo dei denti spavalanzati! Ah! E mi metto il canno pure! Guarda che mi metto il canno pure! E mi ci dito! Ma la nuova! Ma che cosa avete? Perché non mi fate avanti? Ma che cosa avete? Perché non mi fate avanti? Indovita tra Siri. Ma venite, non ho fatto tutto sto macello. Inchianati, amo. Insomma, vi volete fare avanti, sì o no? Silenza. Ma ne vedete come sono messo di bella righiocolo. Pumma la nuova. Ma vi va Dio, finitela con questo chiasso. Siete davanti alla giustizia. Comportatevi come si deve. Aspettate, eccellenza, che stai rubando. Rovai. Aspettate un attimo, eccellenza. A posto. Eccellenza, voi mi a compatire e andate a ragionare. Intanto io, in presenza di leggi, non ci voglia mai. Quindi non potete pigliare confidenza. Ma voi con questi sonesti e svergognati che gli armano mezz'ora e trafoco. Andiamo, come mi chiamate? Guardate ora che bello chi statro. Come mi chiamo? Ma perché non sapete come mi chiamo? Come? Ora mi chiamo voce forte sta cristiana. Guarda che lefia, non mi volesse insonnare stanotte. Rispondete come vi chiamate? Circa signori, circa Stonchiti. Del fu? Come? Del fu. Non capisco. Vostro padre è vivo o morto? Di essere signori è morto, ma non fu. Perché se lei mi dire tutta, a buon'anima, sciaurava di rosi e di gersomino. Va bene, quando uno è morto si dice fu. Vostra madre? Tanta bella signori, grazie. Morta anch'essa? Tocco ferro, eccellenza. No campo santo va gesto diventare a mia casa. Ma a me chiude la testa laggio. Sta bene, e come si chiama? Concetta bella cosetta da parte di suo padre. Concetta in che sbaglia da parte di suo marito. Ma se avete detto che vostro padre si chiama Stonchiti, ora gli avete cambiato nome. No signori, mia mamma ha perduto tre mariti. E in che sbaglia è l'ultimo. Salute, e voi siete figli del primo del secondo letto? Come? Dico, siete figli del primo o del secondo letto? Signori, io non voglio capire e non voglio sentire. Io sono figlia di mia mamma e di mio padre. Dico, siete figlia del primo o del secondo marito? Ah, del primo marito. Potete mai capire, eccellenza. Voi mi parlavo di letto. Un letto sempre uno è stato. E andavo 40 anni che mia mamma andava lo stesso letto.
Dove siete nata? Ospedali. Il paese dove siete nata? A Cufoledo. Vicino a Puti al Cacafocu. Ma silenzio! No. Scusate, eccellenza, ma si tutti o cosa, muccatori. Ma no, state zitta, dabbi, da beppa con di vento. Eustaio, non può chiusuta. Vicino a Bettere con mare me la scacciava. Chi da che scaccialova? Ah, veniva sempre di là. Quando si diava, cufi di intorno ricchi. Mamma mia. Un nipote mi veniva Gudaianca. Uscire, scusate, avete finito? Vi ho detto tante volte che non dovete parlare con i testimoni. Quanti anni avete? Sogno di 79, eccellenza, ma perché? Non sto parlando con voi. Allora, stanchi, di quanti anni avete? Nasce quando ci fu colera. Lo stesso giorno che nasce me con mare punta. È vero con mare? Facetevelo conto voi. Ma che conto è conto? Che indicazione è questa? Cancelliere, scrivete di anni 30 giorni. No, non mi scrivete lenti. Io quanto voi sapete tutti, devo 32 anni. E vinci pochi giorni fa, giorni Ferragosto. Ah, ecco, lo sapevate fare da voi il conto. Perché facevate la gnorri? Ma cui io? Ma quale gnore, gnore? Che era mandare, faccio chiedere che lavi robbi. Dunque, di anni 30 avete detto giurate? Sopra l'anima, santi miei padri, chi c'entra? Ora, belli ceddu, a voi mocciava l'anni, niente. Non mi mocciava alcuno, mi sciorbi tutti l'occhio. Santa pazienza, dite come dico io. Giuro di dire... Capisci? Giuro di dire... La verità, tutta la verità. Gesù. Allora non mi conoscete proprio, eccellenza. Quando mi ha in testa a bocca, ne asciuga a cambrogio. Poi, a ieri mi confessai. Signore, grida mia, domandateci a Don Giuseppe, anzi vi domandavo pure. Non voglio sapere la vostra confessione, ripetete, la verità, nient'altro che la verità. Sì, signori, a verità, tutt'altro che a verità. Sedete là. No, sedete voi. Sedetevi, mettetevi a sedere. E settatevi, Marco, come ve l'hai a dire, mannaggia. Oh, buono, capia, e tu cacci le mani sopra, e non ti permettere un'altra volta. Sogno sprati che sti posti, mi sto nascendo. Piano mi imparo. Sogna stata da buona così. Scusate, spati, belligetta. Alla buon'ora. Raccontateci in breve parole come avvenne la rissa al lavatoio pubblico, alla quale voi foste presente lo scorso agosto. Ricordatevi che la legge punisce severamente i testimoni reticenti e falsi. Patri, figli e più di piggio. Ma perché se mi chiama a sua eccellenza? Sì. Scusate un attimo, ma qual è il riffa? Perché in teoria non sta io, non ci furono mai problema con la banca, mai! Ma che capiscista, o pretori, voglio sapere, ho fatto da sciarra! Ah, da sciarra! E allora perché su sorto mi parla per il riffa? Ah, sono lingua! Ho fatto da sciarra, voglio far sapere, e ora ci contano di tutto. Lei viene a sapere, eccellenza, in teoria non ti sta io, ci dimo un po' che sembra bello a noi travagliatori. Come per esempio io, me con Mario Punta che anche minestra, punta bella quasetta, Sara Pecora Ianca, Mini Cagiolla e altri che sono belli, onesti e travagliatori. Ma poi eccellenza, ci sono di chiedi. Ride. Ma poi eccellenza, ci sono di chiedi, ma raffigurelli, tapponari e sciarrelli, che si uccidi cazzo potrebbero stare settati. E ogni tanto nessuno sta il giornale. Andiamo, venite al fatto senza apprezzamenti. Ma poi eccellenza, c'è l'apprezzamento. Rido. Ma poi, sin Dio, fa cagione. Si sente. Andiamo, venite al fatto senza apprezzamenti. A proposito, c'era apprezzamento, ma poi sin Dio, caccagioni, chi non pagava mi stava da casa, quindi i padroni ci cacciavi già la mente in notte a notte, e io fece mi sono dovai, ma posto sovi non si dure baggiola, che dava figlia fa da rosa. Ah, ma
voi siete figli mica sputazza, nipoti Peppu Scecco, chi te che sta scendo da vicina Fontana. Sì. Ma sapete qua, a suo padre chiamano Antonio Grapetta e a sua mamma, chi da che porta cofo una dova, a un mercato la chiamano anche Giolla. Forse che non ci ti meglio mio zio, o frati miei padri, chi tu che faceva postura in tascenduta. Ah, oddio, mi è venito il fatto e voi finitela. E perché sto cico eccellenza? Dato che noi altri siamo belli, onesti e travagliatori, portiamo a zappa in te mano. Guardate eccellenza, guardate qua, ci sono i caddi. E quando ci sono i caddi vuole dire che la gente travagliatore è lavora. E no, come altri, che succhini, ciondole e pintaggi. E poi non hanno che mi mangiano e che mi imbevono. Abbreviate, abbreviate, voi fate silenzio. Cancelliere, che avete scritto? Sono donna onesta coi colli, virgola, non dilettosa, ovvero sia dilettante, virgola, sganza lire, in italiano cambia valute, con sondoli e rusac, abitante in via, mendicazza male, in lingua mandorla male. Ma chi dissi su storto? Ha detto precisamente così. Testualmente non ho fatto che tradurre alla lettera. Dunque, buona donna, continuate. Ciò eccellenza, come ci stava dicendo, io e mia comare Buddha che anche in minestra, divisi una truscia in te a destra e partì. Cos'è la truscia? La truscia eccellenza, non sapete chi tu chi è? Stai scherzando, vero? Qui non si scherza, dite cos'è? E che andava a essere eccellenza, è tanto facile, se non ci dicono figlioletti, mi sapevo pure chi tu chi è sta truscia. Però voi, per giusta regola, mi potete dire chi è sta truscia. E ora mi spiego. Per esempio, eccellenza, c'è una cristiana che sta camminando e andava a truscia in te a testa, poi a piglia. E la mente in terra, poi si arripiglia e si mette in ta testa, quindi truscia, eh? Che cosa? E manco ora capisci su eccellenza chi tu chiesta truscia. Signor pretore, se mi consente, la truscia, volgarmente detta appo dalle sicure lavandaie, è quell'involto con del bucato che portano in testa alla lavanderia o al lavatoio, che dir si voglia. Ma che dissi sta sorta? Chi ne sta chiocchiando? Ma state zitta che così si di. Ma così si di. Sì. Dunque, proseguite. Allora, continuando, questa cosa che dissi sta cristiana in ta testa, da misimo e partimmo pa Gurna. Ah, avete detto là? A Gurna, eccellenza, Gurna! E che roba è la Gurna? Sta karma, cicca, sta karma, qua c'è un altro che non capisci. A Gurna, eccellenza, è da cosa longa, longa, a onde per esempio si lava. Dava essere. Ma sapete che vi dico eccellenza, io sono qua e voi siete in altro posto. E perché se non ti potevamo capire? Ci volevano interpreti. Signor pretore, se mi consente, le do io la definizione italiana della parola gurna. La gurna, dunque, è quel piccolo ricettacolo d'acqua corrente, priva di moto, là dove le lavandaie inzuppano le masserizie domestiche, fregandole sulla pietra lavica che le pulisce dalle sostanze strane. Brava! E come disse sta cristiana, tutta santa e benedetta, a Mandau, a Madonna della Montagna. Ma chi è impiegata a casa cristiana? Sì. Benissimo, continuate, stonchiti. Allora, io come qua, chiusura a me con Mare Buddha, ma per sventura nostra cucciera chiusura. Da potenti, lordazza e sciarrera di concetta che lazza. E dopo la sua sciarra, picchi con tutto che ne eravamo chiusi sotto ad Idda. Da arrivava l'acqua lorda e fitenti di roba fragili. Idda per invidia che i nostri erano più puliti, so che fici. Pigia una manata di fango e con due pugni fango di lordavo tutti i nostri robbi. Brava comare Cicca, vagi su, buono che ci contassimo tutta eccellenza da vedente lordazza raga in lazza. Usciere, fate stare in silenzio quella donna nel pubblico. Ho visto tante volte che vi andavi a stare muta. Scusate eccellenza, ma non uscivo tu cori. Cancelliere, che avete scritto? La cailazza introduceva la peste nel bucato delle parrocchiane. Ma no, scrivete così. Gettava nell'acqua della bottiglia. Fango, eccellenza, quale bottiglia? È vero, Buddha, che non diete uno da bottiglia? Eccellenza, la vita a credere, c'è rue, vicino di tetto, non dice imbrogli. Vi ho detto bottiglia. Fango, eccellenza, quale bottiglia è bottiglia? Silenzio, so io come si chiama, bottiglia. Come volete, manco.
Dunque, in diretta a questa bottiglia e di loro tutti i nostri robbi. A sto punto, da chi fece con tutto il cuore? Afferrato dopo tutto un sibato d'occhio e liva e strascinato tutta da terra. Facci sto buono, tutta santa e benedetta. Sarebbe mia eccellenza, a Gaillazza, e condannavo il lavoro forzato a vita. E no, a sto povero sventurato, tutti Giovanni Masellara, che andava tre figli a casa, che non hanno che mi mangiano e che mi imbevono. Povero orfanetti. Brava comare Gicca, a Camorra lo baciava. Silenzio voi! Silenzio voi, state voi fermo dopo! E voi non divagate! Chi dici sto voi? Dico, non divagate! Ma la no, ma che vi fui da bocca! Sì, davanti a tutta questa gente mi vedi sono rustecari! Non credete a chi tu che dici questo, che dici brogi e finisce un inferno! E così? Continuate! Ah, dopo che mi avete visto a rossecare, mi continuo. Allora, andare a ruato. Pure un filo mi faccio sto a per dire. Afferrò la Gaillazza e la trascinò per i capelli. Ah, sì, sì, giusto. Allora, appena si alzò, che figli da vipera. Si cacciò a cioccolato e con da cioccolante mano partiva così. Così incivinava un corpo a me con mare butta a intra. Che ci fece? Un bombolone tanto. Bombolone? E che roba è questo bombolone? Sta karma, cicca sta karma, caccia e natra che non capisci. O bumbuloni, è un chicheriddu, una mulingiana, uno carbunchio, manco! Bumbuloni, mulingiana, carbunchio, ma che lingua è la vostra? Cillenza, mentimi in caso che vinno, scansati dopo! E a chi sta dietro c'è una cadena, c'è la mia tanta testa! Chi ci esci? Una mulingiana, un chicheriddu, un carbunchio, manco! Cancelliera, avete scritto? Con una zoccolata le produceva ferita, lacero, contusa alla bozza parietale, denominata Petronzana. Ma cosa dite? Ma scrivete un'echimosi! Bravo, bravo! Fu proprio la cremisi che mi indeppa a pigliare, me passo schianto! Proseguite! A sto punto, eccellenza, curruvau, uzzi Natale fraschinetta, giurato panza bruciata, chiesto qua presente, marito di Dascia Herrera, e ci voleva menare a me con mare putta, perché corriamo a difendi a suo modo. Ah, ha investito? O marito, sì signori, ma siccome si dice che il diavolo si mette in mezzo a ciputta, per combinazione così trova a passare, uzzi Giovanni Masellara, fratastro di putta, e corriamo a difendi. A sto punto, eccellenza, che succede io? I mascoli si cerriavano in un lato e i femmini si davano i capi dell'altra. Ma li pimmi a tutto ci stai contando. E così si inchianaro chiano. Uscirono al largo? A disfida, insomma? No, no, insomma andiamo. È vero pure che dopo di questo andiamo. È vero, eccellenza, dopo che si pigliarono i capi andiamo. Come non sapete altro? Sapete tutto e dovete parlare. No, eccellenza, vuoi di questo mi indifuglia. Come ve lei a dire? Non è vero. E torna a coppi, tu schianto che è malata. Se non mi credi a mia, domandaggio a me tu quando sera, che ho mi ordinato pure i pinnoli. Balate che testimoni falsi e redigenti sono puniti col carcere e l'arresto immediato. Voi sapete ben altro e dovete parlare. Ah, ecco voi disse a voi. Ma l'ha detto l'appuntato di guardiani quezzura nel suo rapporto. E con ciò sta sto malo cristiano. Non andate a credere a chi tu che dice questo, che dice imbrogli e finisce inferno. Non insultate gli agenti. Ma quelli gente, eccellenza, ma vedete doppio per caso. Voi eravate presenti a ferimento, narrateci come accadde. Cillenza, vitti che non uscirò che cosa, però non saccio chi tu chi era. Ve lo dirò io, erano coltelli. Vi davvero state dicendo? Ah, la prendete così, carabinieri, usciere fate venire carabinieri. No, fate venire a nodo. Non ego, erano cutedda. Chi dirò per primo? Ah, dopo uno saccio, non mi voglio dannare l'anima. Dunque, volete conoscere il carcere? Uscire, chiamate la forza pubblica. No, che presa l'ora che siti! Oh, non è, era uno cutedda. Però aspettate, vi dico in confidenza. Ero zio Giovanni Masellara. Ma che confidenza e confidenza, ditelo forte. È stato Masellara. Udissero, per io non c'era reputo. Io mi indifuglia. Sia lodato il Signore, ve ne potete andare. A casa, eccellenza. No, dovete tenervi pronta per ogni evento. Sempre che scherzate, siete eccellenza. Ma pare che vi piace a voi, ma mia che mi andava a fare un vento. Io subito vestuta, siete estate che è d'inverno. Contento, zio Giovanni. Eccellenza è bravo, e quindi non ti dura niente. Arrivederci, eccellenza, mi indivaio. Vi lascio un cadore per ricordo.
un'altra volta chi si ci sono che mi vengono a rossicare. Ida vindi, show! Acqua davanti, vento da rete e sapone in te pedi. E una già vita in te testa, speriamo a Dio che non mi incontro mai. Show, Ida vindi! Signor pretore, mi sorge spontanea, benché tardi ma sempre in tempo, un'obiezione da fare all'accusato, o meglio, una constatazione del suo mendaggio. Il Fraschinella, come ordinanza detto da testa stonchiti, è soprannominato Panzarsa, il che in italiano si traduce con pancia bruciata, e vuol denotare l'assoluto rifetto d'Eba. Come dunque, stando all'affermazione dell'accusato, quella parte del colpo del ferito poteva essere tanto prospiciente da infissarsi la se medesima? Cancelliere, faccio il piacere di inserire questa mia osservazione al verbale. L'inverosomiglianza della versione masillara sta in questo, che il ferito non poteva essere colpito alla panza, stante che è difetta di questa parte del colpo, essendo insegnato. Avanti gli altri testimoni. Subito. Messer Rapa. Presenti. Giuro di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Bravo, avete fatto tutto da voi. Chi vi ha pregato di giurare? Bravo, avete fatto tutto da voi. Signor Pretori, scusate la preziosità, ma l'ho fatto per risparmiare tempo. Ah, avete fretta? Sì, signori. C'è un'organizzazione di appiattimento contro taluni ignote che si ruba il pollame e se lo divide a muccioni con un dipresso di picanello. Sta bene, vi apposterete dopo. Trattandosi del mio dovere. E qui perché ci siete per burla? Non è vostro dovere anche questo? Basta, come voi onesti, mi affranca la sua parola. Il vostro nome? Micuccio Rapa, del fu Sigismondo e di Antonia Gatto. Ma voi siete frati Pichè, kid che si maritava figli Peppino Cacato. No, kid e me zio, me socere stucituzzo. Ah, capisci, capisci. Uscere, insomma, avete finito, dobbiamo sapere tutte le generalità del test. E voi continuate. Nativo di Bovalino, provincia di Riggio, gli anni 37, qui residente e domiciliato, appunto delle guardie scelte, prossimo a vice brigadiere. Benissimo, giurate. Ah già, avete giurato. Dunque, cosa sapete della rissa al lavatoio pubblico tra Giovanni Masillare e Natale Fraschinella? Chi ne so? Uno di tutto. Ed ecco che vi racconto tutto in due parole, succintamente senza creare tanti preamboli. Dunque, mente per me. Quel giorno ero di servizio in via Gazzomitro, la quale, dopo averla pedinata su e giù, mi ero posto in piantagione sotto un fanale. Continuate. Mi avvicino al luogo emanatore di gridi e scopro due donne che si bastonavano tirandosi i capelli. È così? Continuate. Non posso. Perché non potete? Perché c'è qualcuno che ride sopra la mia persona. Vorrebbe sapere che c'è da ridere, stupidi, cretini. Non apostrofate il pubblico. Prego al pubblico di astenersi da qualsiasi manifestazione. Continuate voi. Mi avvicino al luogo emanatore di gridi e scopro due donne che si bastonavano tirandosi i capelli. È così? Perché tagete? Ma, signor Pretore! Signor Pretore, lei non si è accorto che al pubblico faccio il bergamotto? Imbecilli, facino rosi! E due! Ripeto al pubblico di non fare manifestazioni di sorta in quest'aula, altrimenti farò sgombrare. Vedrete che non riderà più nessuno. Voglio spirare. Dunque, mente per me. Una delle due rissaiole, a un dato momento, si caccia al piede uno zoccolo, con rispetto parlando, e ci innemmisca un colpo producendoci ferita lacero contusa alla cuticagna. Scusando la parola che proferisco dinanzi alla vostra faccia che mi ascolta, guaribili in 10 giorni. Quindi mi ho visto sperduto, smarrito, e pensai, nel segreto della mia coscienza, di andare a chiamare il mio collega di pattuglia, Messer Rana, per avere una mano d'aiuto nel sedamento della soldata rissa. Difatti ho fuggito, che a fuggire ho stato sempre l'unico. E silenzio, dai! E poi? E poi, se lei non fa stare zitto il pubblico, io non continuo. Signor...
Ritargoisca, la prego, ritargoisca. Signori, per la terza volta prego il silenzio. Continuate senza preoccuparvi dei rumori. Bisogna conoscere, signor Pretori. Io non mi preoccuperebbe, ma dal momento che sono convinto che cercano di pigliarmi per... inamovibile. Come? Ho detto inamovibile, parola corrispettiva per quell'altra che lei mi intende. Dunque, mette per me. Ho fuggito e ho raggiunto in brevi istanti il mio collega di pattuglia, ossia il suo dislocamento. Ma siccome non c'era, mi ho armato di coraggio civile e ho tornato sul luogo da solo del disastro. E ancora, silenzio! Ma, signor Pretori, vedi che ancora continuano con i rumori inconsulti, gente inconclusionali. Vi ho detto di non apostrofare il pubblico. Scusa, ma dal momento che me li scippano dai comiti, apostrofo. E fate male, ve lo ripeto, il pubblico stia al suo posto. Proseguite. Quando tornai sul luogo del disastro, non trovai più le due donne che si dilaniavano, ma bensì due uomini, che erano i difensori le stesse. Uno e due, ovvero l'emarginato dei Vidu, aveva uscito il 5 soldi e guardava l'altro come un gatto mammone che si voleva buttare addosso. Cos'è il 5 soldi? Il 5 soldi è un coltello di fuori a misura, che è sempre 3 cm più lungo. E costa appunto 5 soldi. E serve ad uso di temperino, di annetta pipa e di sbucciatore di frutta. Ho capito, continuate. Vista la carta mala pigliata che poteva finire a Gepponi di defunto, cominciai a urlare sopra il parapetto: fermala! Non ti allanzare! Ma quel manecoldo, senza ascoltarmi, ci innemmisca una perpendicolare in direzione dello stomaco, lasciando il fraschinella decaduto per terra con la testa allivante e i piedi a punente. E voi che ci stavate a fare? Vengo e mi spiego. Prima mi ho visto la vista del ferito, che il quale, cadendo supino a faccia sotto, emanava dei lamenti umani. Ai ai, m'ammazzò! Mentre il feritore fuggiva correndo, onde io, pronto, prendo la rivoltella dai fianchi, ci sbarro il passo e ci dico: fermala, altrimenti ti lascio due lì venire producendoti ferita d'arma da fuoco, con fuori entrata alla massa ascellare destra e fuori uscita alla massa scapolare sinistra, guaribile in 30 giorni, con riserva, senza complicanze. E diamo silenzio, mamma. Ma vide, loro mi vanno a scherzare, ma io non ne conosco neanche uno che se le prendo sotto le mie artiglie ci stiro il collo come un gallo fagiano. E vide che ancora continuano con i rumori inconsulti, gente inconcludibili. Silenzio. Per l'ultima volta prego che se il pubblico continuerà nelle manifestazioni di ilarità, sarò costretto a far sgombrare l'aula. Continuate. Silenzio! A questa intimazione che si è resa in descrizione, ci ho fatto una piccola perquisizione domiciliare e ci ho trovato un licca saponi, ossia un altro coltello di fuori misura. Sbirronazzo infame. Non c'è altro? Non ci sarebbe altro, ma dal momento che questo Devido inveisce con parole oscene sopra la mia persona, vi dico che c'è il seguito. Ossia, mentre lo accompagnavo alle cancelli di San Pietro, in camera di sicurezza, ha incognato la nominata Francesca Stonchiti. Dopodiché li ho scucchiati. C'è altro? Sì, signori, se ci permetti, ci vorrei avanzare di una stanza. In questo fatto ci ho risicato la vita civile e né avanzo di grado né una piccola gratificazione pecunaria. Va bene, ma perché le tre lire della contaminazione del licca sapone non vengono? Perché? Ma che c'entra il pretore con le aspettanze della contravvenzione? Rivolgetevi alla vostra amministrazione, potete andare. Mannaia, tutti di una miniera, tutti contro il guardio. Ma un giorno, se mi salti il ghiribizio, mi spogli di questa carriera che indosso e formo una società denominata Guardi di Missionari di Società Socialista Centrale Italiana. Berro. Cancelliere, leggete la deposizione del test e rapa. Trovandomi a pattugliare in via Gazzo Mitro, mi ferì l'orecchio una rissa di lavandaie che si bisticciavano fra loro donne. Mi avvicinai e si tiravano i capelli. Mi allontanai e la cailazza riceveva una zoccolata in testa. Corsi e trovai che il masillava finiva il fraschimento. Nella, intimandogli la resa.
arrestai il feritore dedito alle cale del sapone e gli feci la perquisizione a San Pietro. Dopodiché frequentò la testa e stonchiti nell'orecchio, onde li ho divisi. La difesa ha nulla da dire contro la richiesta ma anche voi, cancelliere, scrivete in un modo. E traduco alla lettera, signor pretore. Chiedo sia richiamata la testa stonchiti, la quale, dalla deposizione del rapa, appare reticente, non avendo detto in terra la verità. La difesa ha nulla da dire contro la richiesta del pubblico ministero? La difesa si rimette. Brava, studiato tutto su Tori. Silenzio voi. Eccellenza, ma come la sto con avvocato? Per dire queste due parole c'era bisogno di Ida. Mio figlio Pasquale vi si è detto di più. Vi compatisco, ignoranti. Ma ne esci di do questa scena facenti. E la cosa non me la difendo più. E forse meglio se non me la difendi. Così mi ne vai dritto dritto in galera. Silenzio, si chiami la testa e Violante spara Paolo. Subito. Violante spara Paolo! Presenti, stai urlando! Permesso, Stai urlando! Aspettatemi che stai urlando, ci voglio mezz'ora di traffico qua. Si qualifichi. Violanti spara Paoli, Filippo e Crocifissa Coniglio, anni 35. Giuro di dire la verità. Che sapete della rissa al lavatoio pubblico? Eucera era presenti. Ah, finalmente un testimone, dica. Eucera, come dissi prima, ma non sa ciù niente, o quasi. E no, se c'era deve per forza sapere, non si è redigente. Vi dissi che io sogno picca assugliata, ma non deficienti. Senta, io ho detto redigente, che vuol dire che lei non vuole parlare. E come non voglio parlare, ma si sogno qua apposta. Allora parli. Però posso dire solo quello che saccio. Sentiamo cosa sa. Dalla deposizione della Stonchi ti dovreste sapere, per usare un suo termine, uno di tutto. Cicca parla assai, indava lingua longa. Dunque, io posso dire uno e tutti, fino alla rissa dei femmini, che si svolgiva come dissero l'altri. Ma pomen di accurrenda! Non ho capito un H. Se permette, la testa dichiara che era presente solo sino alla rissa delle donne. Poi era andata via. Brava! Un signore ma benedica! Si vedi che studiata è preparata come un parrabono! Leggo? Non c'era molto da scrivere, comunque sì, legga. C'era una deficiente che sin da via fuito con uno studiato e parlava bene. Deficiente siete voi, è come se t'ha un docu! Basta, basta! Quello che sembrava un testimone è più redigente degli altri! Mi volete dire la verità o sarò costretto a chiamare la forza pubblica? No, fermi, sogno innocenti, vi giuro su pavista di occhi. Non sogno io, sono ladri e accusano ladri di tutto. Chiddu che incinesci di buchi, non si proti proprio ripetiti. Danna lingua come serpenti, pentegoli. Dunque, dalla dichiarazione della Stonchiti, siete stata voi a buttare nell'acqua della bottiglia che scatenò la rissa. No, coscienza, vi sbagliati, io involontariamente feci cadere un po' fango, noi è tagno da bottiglia perché dacci sui petri e i bottigli su pericolosi un vitro taglia dato che da salava. Ma cosa dice? La vetretà, solo la vetretà, vi giuro. Perché parlate di vetri? Perché voi parlate di bottiglia? Io ho parlato di poltiglia, la parola in questione da me italianizzata nella vostra, fango. Ah, così si dice in vostra lingua. Già. Prosegua. Allora, ecco la faccio su per l'altri, scendi cacupete dal retro, sbattia che mussa in terra, mi infangai i pantali, u davanti e u dal retro, non ci conto come mi figi. Cosa fece? Scendicavo, ma scendicati. Cosa vuol dire scendicai? Se permette, traduco, è scivolata col piede di dietro. Cos'è un quadrupede? Cosa vuol dire col piede di dietro? Scusate eccellenza, se voi mentite in un piede davanti, la troveresti a retro. Fici miracolo, non ho mancato pure un tagurna, ma mi faccio una mulingiana a cani, tanta! Tagurna?
Ah già, prosegua. Ecco, come vi stava dicendo, scidicai e sdrupai da cosa che dici su vinta corna. Scivolando avete provocato questo vanno? Giusto, preciso. Vungimenti da stamma, capiscite? Ma poi capisciti. Ma se non ricordo male, la Stonky ti dichiarò che lei buttò una manciata di bottiglie in acqua. No, udissero questo nome Jedi. Sono? Micetari, malilingue carrialandi, pettegoli. Bene, può andare. Arrivederci, mi devo io pa' casa. Ma andate dove volete. Okay. Via, via, cancelliere, leggete la deposizione. Azzi vita spallano di tutti, la lingua taglia come il vetro e cade va sulle pietre. Col piede di dietro e col piede avanti spinseva la poltiglia nella gurna. Usciere, fatemi risalire la testimone Francesca Stonchidi. Ok, subito. Ondesti ora. A un destro, Cicca Stonchiti! Presenti! Ah, eccola dopo. Presenti, presenti! Stai rubando! Ma la nonna trovata chi se ci sono? Giusto, giusto a mia andai per a chiamare. Ida Vindi, show, show! Ma la nova! Ma da, guarda di come subete le sue paranzate! Guarda chi sta! E pure a chi sta, chi sta dove pure a barba bianca! Fuh! Avanti, ma avanti, no. Santo Dio, accomodatevi! Ora, ora, che non vedi, eccellenza! Che non vedete, eccellenza, come mi stanno facendo come a ragina. Invece me ne facete pesce a noi. Perché non dite da chi si me ne fanno passare? Aspettate, eccellenza, che stai rubando. Rivai. Finiamo la balada, Stonky, di che poco fa che diceste che non vedeste ferire il Fraschinella. Che disse mi insogna. Parrebbe. Perché la guardia di città rapa asserisce che non solo foste presente al fatto, ma che il feritore, dopo il consumato il misfatto, ebbe a parlarvi all'orecchio. Ma vi Gesù, io! No! Forse, può darsi. Dite la verità che sarà meglio per voi. Ma sapete che fu eccellenza? Passando da dove c'ero zio Giovanni e scherzando come solito, mi terrò ricca così. Che sta succedendo? Malipi mia! Chi è sì? A bella ricchina d'oro! Ma che vi accade? Che cercate? Pepita mascolina, oro antico, oro di Marta, non scacci sotto a pagare! Ma che state dicendo? Ma che vi prende? Rispondete a me! Mi rubaro e manco vitto che fu, però qualcuno fu! Ma insomma! Ma che ha rispondito, signor pretore? No, perché casa di tutte le altre! Oh, attento a come parlate che vi sciupo sti quattro dette che indaiti! Rispondete a me, vi dico! No, perché mi rubaro, chi sta fu violante? Sogno sicura, perché me l'avevo discorso e se ne fu io! Malanova! Ma non vagite il cordello! Rispondete a me! Ah, alla dopo, alla dopo! E che vuoi ora? Oh! Se fate femmina che non servi! Vi dichiaro su gnucca e non mi indifuia. Prima mi verome la mia, ti indascio a cuore a bucca, cavarichina, picchia me onesta e canosciuta. Tu fosse ladra, mi iettasse l'occhio e ti stiricchini e ti volevi pigliare, torna a me. Ma, non è zevata, dillo un'altra volta. Ma vabbè, siamo in piazza. Finitela pure voi, faccio coppino, spadazza arruggiata, anchiana. Ma non fate di tutto sto macello, che sì, la vostra casa. Oh. Ti disse per scendere, insevata! Chiana la tranchiana! Scendi travolare, scendi senza curaggio! Basta, voi fenetela pure! Chiana la tranchiana! Io voglio americchina! Che ti pare che mi schianto? Non vedi quanto da noi? Sì, che me dà? Ma finire! Oh no! Mannaia, chi sta? Mannaia, no, ora sai che già ammazza chi sta! Ma questa rampaggia è un giorno! Oh! Ma la noia, ammazza chi sta! Ma finitela! Ma che mi schianto io! Mi rubo la ricchina! Ma la, sei solo una ladra! Una ladra, sì! Sei una ladra! Sì, tu una ladra, sì! Finitela! 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 Basta! Basta, decidimi il gioco! Decidimi il gioco! Finitela! Decidimi il gioco, mi dissi! Si sgombri la sala! Via tutti, l'udienza è tolta! Oh, buono! Tu esciti! È duro, tu esciti! Ca, siete tutti presenti! Siete tutti testimoni! Querela, querela! Aspettate che mi piglio un moccatore!
Arrivederci, belli. Arrivederci. Beh, direi che sono stati fantastici. Facciamo un grosso applauso a questi futuri attori. Volevo un attimino precisare che è stata tutta fatta a memoria, non c'era nessuno che suggeriva nulla ed è stata anche qualche battuta improvvisata, quindi di nuovo un grossissimo applauso a questi attori. Questi giovani attori sono gli alunni della scuola secondaria di primo grado Corrado Alvaro, che hanno seguito un progetto extracurricolare con la sottoscritta denominato Teatrando. E adesso ve li presento. Usciere, Maria Concetta Zindato. Giurata, Marika Modafferi. Pudda, che è il suo primo ingresso sul palcoscenico, la nostra mascotte Anna Foti. Giovanni Masillara, Gianluca Tringali. L'avvocato Martina Sgro. Il pubblico ministero Sofia Laganà. Il pretore Paolo Panzera. Il cancelliere Carol Barilla. Violante Desiree Panzera. Mester Rapa Giovanni Maesano. Cicca Stonchiti Giorgia Iaria. La regia è di Eleonora Denaro e ringrazio anche il comune per averci ospitato questa sera e anche ieri sera. Prego l'assessore Pizzi di salire sul palco. E ringrazio fortemente i genitori che hanno fatto grandi sacrifici e che hanno permesso tutto questo. Diamo un grosso applauso a questi genitori, veramente. Ringrazio Radio Studio 95 che ci ha seguito in queste due serate, ma ci segue sempre. E ringrazio Melito Live. Ringrazio Nino Panzera con il suo giornale Enta Calabria che ci segue ovunque e ci pubblicizza ovunque. E adesso faccio parlare l'assessore. Grazie, buonasera a tutti, porti i saluti dell'amministrazione. Con questa sera si chiude il palinsesto estivo e quindi devo ringraziare tutte le associazioni, in particolare la Fucina, ma tutte le altre che hanno permesso di mettere in piedi questo agosto melitese che appunto con questa serata ha visto chiudersi questo momento estivo. E mi tocca ringraziare poi appunto Nino Denaro, perché da questa esperienza di Teatrando, alla quale ho assistito, e lo dico candidamente in maniera molto scettica sulla buona resa di questa interpretazione, sono stato positivamente impressionato. Allora ho lanciato questo input a Nino, che Nino ha subito colto e ha permesso questa serata qui, che credo fosse il giusto tributo a conclusione non solo di questo progetto vostro ma anche di questa manifestazione estiva, anche perché loro sono il nostro futuro, quindi il fatto che si inizi da qui e che abbiano avuto questo palco credo sia stato il giusto merito. Ancora una volta appunto la spontaneità e poi la capacità, perché io l'avevo già vista quindi qualcosina era diverso, mette in evidenza insomma la loro capacità appunto di saper recitare e saper improvvisare e quindi affrontare la difficoltà che si crea, anche il problema tecnico, sono riuscito a superarlo grandemente. Complimenti ancora, fategli un grosso applauso e grazie a tutti voi, buona serata. Grazie mille, grazie di essere stato presente. Vi volevo invitare tutti il 16 settembre all'inaugurazione della nostra prima scuola di musical a Melito. Vi aspetto numerosissimi e poi dal 18 al 22 settembre ci saranno le giornate prova di canto, di recitazione, di ballo, hip hop, acrobatico, classico, moderno e quant'altro e altri corsi attivabili. Quindi vi aspetto numerosi e aspetto le vostre iscrizioni. Grazie mille a tutti e buona serata.